assessore, la sua prima uscita ufficiale corrisponde con un evento che inorgoglisce la città, che ricorderà così un appuntamento importantissimo che è avvenuto 60 anni fa, il passaggio della fiaccola dalla Riviera Ionica. Sì, io ho sottolineato proprio questo, che lo prendo come un segnale positivo di speranza, perché il passaggio della fiamma olimpica ci potrà e ci dovrà servire da stimolo per superare questo momento di difficoltà dovuto all'emergenza Covid e in generale alle tante problematiche che affliggono il mondo sportivo, quindi che sia un momento di rinascita e di ripartenza. 60 anni fa l'Olimpiade di Roma ha rappresentato l'inizio di un boom economico, l'augurio credo che facciamo noi tutti è che sia la ripartenza dopo questa brutta esperienza del Covid. Certo, dicevo proprio questo, che deve essere un momento per voltare pagina e ritrovare entusiasmo, fiducia anche nel mondo dello sport che è stato tra i più penalizzati da questa emergenza. Anche a livello provinciale e a livello cittadino c'è bisogno di un rilancio sia a livello strutturale che a livello proprio di impiantistica, perché ci sono dei problemi da risolvere. Quello dell'impiantistica è il problema all'ordine del giorno, è il progetto dell'amministrazione De Luca, è quello di coinvolgere quanto più possibile associazioni sportive e società private per la gestione degli impianti, liberare risorse comunali che possono servire a creare eventi sportivi e a dare sostegno al movimento. Questa manifestazione terminerà alla batteria Masotto con una cerimonia che avrà un grande valore morale. Sì, avrà un grande valore simbolico, morale, anche per segnare, insomma, per sottolineare il legame che questa città ha sempre avuto col mondo sportivo, con gli eventi sportivi, con i tanti atleti che hanno dato onore e lustro alla città di Messina.